libertà e dignità, se non sbaglio. Sentato la parola a voi, vi ricordo anche... Ma all'inizio di questo tema si afferma che è contrario alla dignità umana che una persona venga perseguitata, torturata, imprigionata e anche uccisa solo per il fatto di essere gay, solo per il suo orientamento sessuale, cosa che accade anche legalmente in molti paesi del mondo. Don Armando Matteo, ringrazio. Sulla depenalizzazione di questa persecuzione agli omosessuali col carcere e anche le torture, no? Anche quando non è legale ci sono alcune zone, villaggi all'interno dei paesi dove si fa come che non succede niente, no? E si permette quello che accade, che è anche molto violento tante volte, no? Gesù direbbe chi sta senza peccato che scagli la prima pietra. No? Ma succede, peccato. Ma quando è anche legale, così esplicito, no? Siamo di fronte ad un problema grosso. È certo che non siamo d'accordo con la penalizzazione. La Nazione, se per favore può specificare quando ha raccontato che... Sul diritto all'aborto pensiamo semplicemente che quando un bambino sta crescendo nel ventre della madre, questo bambino può essere una donna che si sta sviluppando, no? Per noi lo sviluppo non cambia nulla, perché è anche una circostanza, no? Busconi, rosso porpora org. Eminenza. Ho una strana impressione. With the caveat that Pope Francis often speaks about, and the Cardinal did as well, that of course there is an inherent dignity in each person. So it's a very difficult subject, that one, because as one of the questions that was asked, how do you reconcile the dignity of transgender people with the idea that you are against sex change surgery, for example. And I think they tried to walk that fine line to say, you know, there are certain cases that have to be looked at, there has to be a sensitivity to the situation, but as a kind of broad position, the Vatican is saying no to that. Della professoressa Paola Scarcella, che oltre... Questo documento, secondo me, è una risposta a una parola molto cattolica, l'aggiornamento, cioè mettere a giorno principi, dottrine che la Chiesa difende, ma che difende anche con un linguaggio differente, più accessibile, più captabile per il pubblico grande al quale si dirige. Dunque, credo che sia un documento necessario, opportuno e molto chiaro. Comunità di Sant'Egidio. Benvenuto.